Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Tutto questo è Non solo Roma. Siamo in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre. Vogliamo accompagnarvi nella prossima ora insieme con i principali temi di cronaca, attualità, sport ed eventi culturali che caratterizzano la nostra capitale, ma anche appunto la nostra regione Lazio. Nella spaventosa realtà della violenza di genere, argomento di cui tutti parlano nelle ultime settimane dopo i drammatici episodi di cronaca, c'è una platea silenziosa di vittime innocenti, coloro che rimangono e che devono di fatto andare avanti. Parliamo ovviamente dei non soltanto dei familiari, ma soprattutto dei bambini, gli orfani di femminicidio. Non se ne parla spesso, ma sono forse le vittime più silenziose, le vittime più importanti di questi drammatici episodi. Chi si prende cura di loro? È giusto dire loro la verità, ammesso che ci sia una maniera più corretta per dirlo. In sostanza, in parole povere, chi tutela questi bambini che vengono di fatto privati di entrambi i genitori? Ne vogliamo parlare nel dettaglio, approfondire questo tema con l'avvocato Licia D'Amico, cofondatrice dell'associazione Insieme a Marianna, che è stata già nostra ospite qui a Non solo Roma in diverse circostanze, proprio per parlare di violenza di genere e di tutela delle donne. Buongiorno avvocato, ben trovata. Buongiorno a voi e grazie sempre dell'invito. Grazie a lei per la sua preziosissima disponibilità in questo spazio. Io e lei, avvocato, ci siamo sentite qualche giorno fa e abbiamo accennato un po' a questo tema molto delicato, molto importante, perché si parla tantissimo di violenza sulle donne, argomento fondamentale, perché più se ne parla e più forse si riesce ad arrivare ad una sorta di quadra. Però si parla poco, effettivamente, avvocato, di chi rimane, no? Quindi dei bambini, degli orfani di femminicidio. Come mai, secondo lei, in prima battuta le chiedo, si pone così poco l'attenzione sui bambini? Ma intanto è un problema molto serio quello che lei pone, perché il femminicidio sovente, anzi nella maggior parte dei casi, è l'atto finale di un'escalation di violenza e di una serie di reati, quelli che noi chiamiamo reati sentinella o reati campanello, che si verificano all'interno delle mura domestiche e che spesso avvengono sotto gli occhi dei figli e dei bambini, che talvolta sono anche proprio bambini molto piccoli, e che arrivano quindi al femminicidio, che vede assassinata la loro madre e il loro padre in carcere, già con un fardello piuttosto consistente, se dobbiamo dire, di violenza assistita, cioè di episodi di violenza a cui hanno dovuto loro malgrado assistere. Il femminicidio poi è il momento culminante, il momento della tragedia, del dramma, e questi bambini sovente restano soli, salvo casi fortunati in cui c'è un circuito familiare che è in grado di accoglierli. Nella maggior parte dei casi devono invece trovare aiuto e accoglienza in un sistema extra familiare, e questo è un po' un dramma nel dramma. Sono tanti gli orfani speciali, così li chiamiamo. L'espressione non è tecnicamente corretta, l'espressione utilizzata dal legislatore è orfani di crimini domestici, ma c'è questa locuzione che un po' tutti gli operatori utilizzano di orfani speciali, perché speciali sono i loro diritti e speciali sono i loro bisogni, e non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Stiamo parlando di circa 200 bambine e bambini l'anno, quindi un numero veramente molto consistente. Assolutamente, infatti non ci sono dei numeri esatti, io leggevo che sono all'incirca 270, il numero più alto si concentra soprattutto nel sud Italia, avvocato. Ecco, al di là di questa introduzione veramente ricchissima che lei ci ha fatto e molto dettagliata, a livello legale, di fatto, come vengono tutelati questi bambini nel caso in cui non ci siano familiari di riferimento? Lei diceva vengono affidati a delle strutture extra, no? Ma guardi, in realtà, ove abile, si cerca di lasciarli in un circuito in qualche modo prossimo, vicino alla famiglia, e quindi quando non ci sono i nonni ci sono gli zii o comunque un altro circuito familiare che è disponibile ad accoglierli, ma non sempre questo è possibile, anche perché accogliere un bambino o una bambina orfano speciale richiede una capacità, una disponibilità e anche una capacità economica.
consistenti, sono dei bambini e delle bambine che hanno bisogni particolari, necessità particolari, attenzioni particolari, perché sono reduci di esperienze veramente drammatiche. Non tutti hanno la possibilità e anche la modalità pratica di farlo, e quindi ci sono anche naturalmente c'è anche l'ipotesi di collocamento in strutture extrafamiliari, come diceva lei, per esempio in case famiglia, in comunità e in alcuni casi anche attraverso il percorso della adozione. Naturalmente qui si pone un problema, una domanda immediata, un problema pratico: chi aiuta queste famiglie, esatto, affidatarie, chi aiuta queste famiglie che accolgono? Perché ci sono tanti problemi da affrontare. Il primo, quello che tutti quanti riusciamo a percepire in maniera immediata, questi sono ragazzini che hanno vissuto esperienze drammatiche e vanno supportati con ausili, per esempio, di ordine psicologico, talvolta anche di ordine fisico, perché somatizzano l'esperienza brutale cui hanno assistito, e vanno aiutati e accompagnati. È un percorso psicologico di uscita da un ambiente violento, non si esaurisce in poche settimane, è un percorso che ha una durata nel tempo e conseguentemente ha un costo. Lei mi chiedeva quali sono i sussidi, le tutele offerte dal nostro ordinamento. Ci sono delle tutele, vedremo poi se le possiamo considerare sufficienti, ma comunque delle tutele da qualche anno a questa parte ci sono. Dico da qualche anno perché la legge che ha previsto queste tutele per gli orfani di crimini domestici è del 2018, quindi, se vogliamo, relativamente recente, e per una serie di ragioni connesse ai decreti attuativi eccetera è pienamente in vigore dal 2020, quindi veramente da un tempo abbastanza limitato. Questa legge prevede una serie di ausili che io... prego, scusi, non ho sentito. Ho detto infatti, veramente da poco, 2020 è insomma un tempo infatti, molto minimo, no? Infatti, è così, è da poco. È da poco, diciamo che anche in questo caso meglio tardi e meglio poco che niente, ma sarebbe veramente il momento di abbandonare anche questo tipo di affermazioni e per una volta tanto riconoscere in certe situazioni che una tutela piena viene realizzata. Speriamo che questo avvenga presto nel caso degli orfani speciali. Quali sono i sussidi e gli aiuti che vengono offerti in questo momento da questa legge del 2018? Intanto è previsto un contributo economico alle famiglie affidatarie, ma questo è veramente il minimo. Immaginiamo, in una famiglia normale italiana, accogliere uno o più bambini che sono reduci da un'esperienza di femminicidio è un impatto economico materiale non di poco momento. Questa legge prevede poi un sostegno allo studio e all'inserimento lavorativo, sono previste delle borse di studio, sono previste dei corsi di formazione, chiamiamo avviamento, è previsto il rimborso di spese mediche ed è prevista per esempio una misura di sostegno anche in sede processuale, cioè per gli orfani di minore età o maggiorenni non economicamente autonomi è previsto l'accesso al gratuito patrocinio e quindi tutte le spese legali a carico della collettività e dello Stato in deroga ai limiti di reddito. Sono state introdotte delle norme che riguardano la successione ereditaria. Teniamo in mente che fino a non molto tempo fa il nostro sistema di successione ereditaria, che è un sistema basato sulla famiglia tradizionale, prevedeva che in caso di morte di un coniuge succedesse l'altro coniuge, e quindi persino nella ipotesi paradossale di un rapporto di femminicidio. Il legislatore è intervenuto congruamente su questa materia, spezzando una disciplina che veramente non aveva senso ed era del tutto fuori luogo, del tutto anacronistica. Certo. Un'altra possibilità prevista da questa norma è per gli orfani speciali di cambiare il proprio cognome. Ora, ciascuno di noi è individuato nel contesto sociale in cui vive con un nome e un cognome. Nel nostro sistema, tanto se ne è parlato nei mesi precedenti
in tema di cognome paterno, cognome materno che si sostituisce, che si aggiunge, eccetera, nella stragrande parte dei casi i bambini e le bambine assumono il cognome paterno. Che succede quando questo cognome paterno è il cognome di un femminicida? E quindi nel stesso della parola, nel nome proprio e nel cognome proprio di se stessi si porta la traccia di questo femminicidio. Bene, è previsto che gli orfani speciali possano, con una procedura più rapida di quella prevista per tutto il resto della collettività, cambiare il cognome, non avere più il cognome del genitore femminicida e assumere un altro cognome. Si tratta di una disposizione che ha trovato in casi di cronaca recenti anche applicazione, se ne comprende direi facilmente la ragione e anche la funzione. Quindi un sistema di tutele che, sebbene non ancora del tutto sufficiente, C'è qualche problema forse con il collegamento con l'avvocato Licia D'Amico? Riproviamo. C'è stato un piccolo problema di collegamento perché si fosse collegato. In questo momento facciamo un piccolo riassunto. Ce l'abbiamo, mi fanno segno dalla regia. Avvocato, ci sente? Avvocato, riesce a sentirci? Piccolo problema di collegamento. Va bene, andiamo avanti, tanto tra pochissimi istanti partirà la nostra prima pubblicità. Per chi si fosse collegato in questo momento, parlavamo di una questione di cui si parla molto poco ultimamente. La violenza di genere è ovviamente sulla bocca di tutti dopo i drammatici fatti di cronaca a cui purtroppo abbiamo assistito. Però c'è anche un'altra costante in questa drammatica platea di violenza di genere, cioè chi rimane, gli orfani di femminicidio. Quali sono le loro tutele? Ne stavamo parlando appunto con l'avvocato Licia D'Amico. Bene, è riuscita a ricollegarsi di nuovo. Allora, avvocato, io devo mandare purtroppo insomma, il nostro consueto momento di pubblicità, quindi le chiedo di restare ancora in nostra compagnia in collegamento, perché tra pochissimi istanti vi farò raccontare proprio dall'avvocato una storia davvero interessante. Il nome dell'associazione di cui l'avvocato Licia D'Amico è cofondatrice insieme a Marianna narra proprio la storia di chi rimane, cioè quindi delle vittime, degli orfani di femminicidio che si rialzano e riescono a realizzare davvero i loro sogni, quindi c'è davvero speranza. Restate qui insieme a noi in diretta sul canale 14, torniamo tra pochissimi istanti. Bentornati a Non Solo Roma, riprendiamo immediatamente il nostro discorso. Abbiamo aperto con un tema molto delicato, gli orfani di femminicidio. Si parla tanto di violenza di genere, ma si parla molto poco di chi rimane, questi bambini che il più delle volte rimangono senza una madre, senza un padre, dunque vanno tutelati. Abbiamo aperto questo discorso insieme all'avvocato Licia D'Amico, cofondatrice dell'associazione, insieme a Marianna. Avvocato, siccome mi rimangono soltanto pochi minuti a disposizione prima di introdurre l'ospite successivo, ci terrei però che lei ci raccontasse perché la sua associazione si chiama Insieme a Marianna, perché racconta una bellissima storia, vero? Ma Marianna Manduca è una donna di 32 anni che vive in Sicilia, a Palagonia, è madre di 3 figli, di 2, 4 e 6 anni. Sta attraversando una separazione tormentata, viene minacciata di morte continuamente dal suo ex marito. Ogni volta che viene minacciata denuncia, si reca dai carabinieri, fa una denuncia circostanziata e chiede aiuto. Questo avviene per 12 volte. A partire da un certo momento quest'uomo le mostra un coltello e le dice: con questo ti ucciderò. Lei denuncia anche questo. Nessuno l'ascolta. Il 3 ottobre del 2007, per la strada, mentre cammina nel suo paese, Marianna viene aggredita dal suo ex partner e assassinata. I suoi 3 bambini non hanno un circuito familiare in cui possano essere adeguatamente accolti. Nella loro esperienza di piccoli, piccoli, perché come dicevo il più piccolo ha 2 anni, il più grande 6, hanno già assistito tante volte a maltrattamenti, botte prese dalla madre, minacce, una condizione di violenza assistita molto forte. Il loro destino è quello di essere separati e messi in 3 case famiglia, non c'è alternativa d'altra parte. Per fortuna a un certo punto l'alternativa compare ed è costituita da Carmelo Calì e Paola Giulianelli, che sono 2 cugini di Marianna che vivono a Senigallia, nelle Marche, a 1.000 chilometri di distanza dalla Sicilia, che hanno già 3 figli loro. Quindi una famigliola già abbastanza nutrita, siamo nel 2007 alle porte della crisi economica che travolgerà anche l'Italia. Chiunque di noi
avrebbe avuto qualche preoccupazione a prendersi da un giorno all'altro altri tre bambini così problematici in casa e a formare una famiglia numerosa praticamente con scarsissime risorse economiche. Carmelo e Paola non ci pensano un istante, prendono questi bambini in Sicilia, li portano a casa loro, vengono nominati in una prima fase tutori e nel corso del tempo sono poi i genitori adottivi dei Certo. figli di Marianna. Paola dice sempre i miei figli e in questa espressione ci sono i suoi figli biologici e i figli di Marianna, esattamente in una equivalenza. La loro storia è una storia di grande generosità. I figli di Marianna oggi sono. Uno di loro si è laureato, l'altro si è diplomato e sta cercando lavoro, un altro già lavora e fa il volontario della Croce Rossa, quindi una storia di riscatto sociale, di adesione alle finalità di solidarietà che avevano portato anche loro a uscire da una situazione tremenda. Tre ragazzi, non solo belli, motivati, interessati, sensibilissimi, come ovvio, al tema della violenza contro le donne, una storia, come si dice, finita bene nella tragedia. Tre orfani Fortunatamente. speciali che oggi sono tre giovani uomini assolutamente speciali nel senso positivo del termine. Questi tre Guardi, ragazzi hanno anche una questa ulteriore storia. Prego, caratteristica, hanno. prego. La sento. C'è qualche problema con il collegamento? Comunque, per chiudere, avvocato, perché ho terminato il tempo a disposizione, ci ha raccontato questa storia davvero incredibile che ci dà davvero tantissima speranza. Io devo introdurre l'ospite successivo, voglio veramente ringraziarla di cuore, avvocato, per la sua rinnovata disponibilità in questo spazio. Un'analisi chiarissima, poi ha concluso con questa storia davvero incredibile, quindi per me è stato veramente un piacere. Grazie davvero. Grazie a voi per quello che fate. L'informazione è molto importante su questi temi. Grazie ancora. Grazie, a presto, avvocato. Bene, cambiamo totalmente argomento e introduciamo l'ospite successivo, il presidente del 12° municipio di Roma, Elio Tommasetti, per riprendere un discorso che avevamo purtroppo interrotto venerdì scorso per un piccolo problemino tecnico, le demolizioni dell'ex residence Bravetta, una struttura in piedi dagli anni 70, pensate, che per un poco periodo di tempo era stata utilizzata come centro di accoglienza, però c'erano stati degli episodi di criminalità e di degrado che avevano portato alla decisione di sgomberare appunto questo grandissimo stabile, che ora verrà totalmente trasformato. C'è un progetto molto articolato in atto e dovrebbe sorgere addirittura un polo per l'infanzia. Ci racconterà tutto appunto il presidente, che è il nostro ospite qui in collegamento video. Buongiorno presidente, grazie per essere qui. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie di nuovo per la sua presenza e pazienza, ecco, in questo spazio. Allora, l'ex residence Bravetta ha una storia un po' particolare, come dicevo. Insomma, è in piedi dagli anni 70, poi ci sono stati degli episodi di criminalità, di degrado, adesso però è tutto pronto per essere trasformato, mi sembra di capire. Sì, allora, intorno a Resident. Qualche piccolo È problema di. nata il Ci siamo? residence vedeva in poche parole la presenza di centinaia e centinaia di irregolari, era diciamo a destinazione del Dipartimento Patrimonio per l'emergenza abitativa. Tra l'altro, uno a quelle esperienze sono nate esperienze positivissime sociali di tutto il territorio del municipio e del quadrante. Nel 2007 quell'esperienza finisce, viene sgomberato dall'allora ex sindaco Veltroni e da lì una storia fatta di scheletri lasciati così a memoria tra il complesso bellissimo del Brasini, il Buon Pastore, che ospita vari servizi pubblici, tra cui il liceo Malpighi e la Valle dei Casali. L'impegno del municipio è sempre stato quello di lavorare per diciamo, il recupero di quell'area, un'area privata, che però deve avere dei servizi a vocazione pubblica. Finalmente, con l'avvento, insomma, dell'amministrazione Gualtieri di questo municipio, si sono sbloccate le procedure, si sono chiuse le conferenze di servizi autorizzative. E quindi sono riprese innanzitutto le demolizioni e le costruzioni. Ma quello che abbiamo preteso è che di pari passo con le costruzioni, anzi prima, vengano costruite le opere primarie,
e già sono state fatte fogne, un pezzo delle strade di servizio e le opere poi secondarie. Lì finalmente ci sarà un polo scolastico dalle 14, dai 0 ai 6 anni e poi diciamo un'area verde di circa 2 ettari con una piazza. Finalmente Bravetta avrà una piazza, anche questa è una grande conquista di tutto il quadrante, per cui siamo al lavoro con Città Metropolitana per garantire l'accesso proprio dal complesso del Buon Pastore e quindi creare un polo unico, un accesso alla Valle dei Casali, un accesso al Buon Pastore, il complesso del Brasini, mentre nel frattempo l'intorno, è in corso di completamento il bellissimo intervento di recupero anche della Villa York. Tra le altre cose, ecco, Presidente, in questo nuovo progetto vanno a coniugarsi due aspetti di cui ha proprio bisogno Roma, cioè di strutture più dedicate ai bambini e soprattutto di aree verdi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Bravetta, Pisana sono un quadrante, rappresentano un quadrante che ha molto verde intorno, ma poco accesso a quel verde. Vuoi perché è parzialmente privato, immagino alla Tenuta dei Massimi o alla stessa Valle dei Casali. Vuoi perché, diciamo, c'è un tema di impegno che ci deve essere del pubblico per attrezzare delle aree verdi, e in questo caso ridiamo un pezzo importante. E poi, io sono convinto che se verranno seguiti, e ci impegneremo per questo, tutti i progetti, il polo scolastico che nascerà sarà un polo scolastico davvero all'avanguardia. E cioè, ci sono soltanto questi due aspetti, o mi sembra di capire che è un progetto molto ampio. Oltre al polo dell'infanzia e l'area verde, ci sono anche altre cose che sorgeranno al posto insomma, di questa grande area, insomma, abbastanza ampia. C'è una parte destinata chiaramente a residenze. Certo. C'è un intervento urbanistico che prevede la ricostruzione di alcune palazzine e la creazione di un complesso residenziale, ovviamente. Certo, in riferimento invece alle aree verdi, purtroppo Presidente, c'è una polemica in atto Sì. per l'albero che purtroppo è caduto nella zona di Monteverde. Vorrei che anche lei, Sì. insomma, ci prendesse parola in questa vicenda drammatica, purtroppo perché ha visto la morte di una signora molto anziana. Ci sono tante Ma polemiche non in avevi. atto, no? C'è chi dice che è colpa dell'amministrazione, c'è chi dice che è colpa del vento. Vorrei che anche lei, appunto, ecco, chiarisse questa vicenda. Allora, chiaramente sabato eravamo lì con il sindaco e il primo messaggio che l'amministrazione deve dare è di condoglianze vere alla famiglia perché non si può morire così in nessun caso. Ovviamente. Punto delicato sia per quello che è successo sia perché noto che c'è un fascicolo aperto dalla magistratura. Pertanto, io posso dire quello che è a mia conoscenza, cioè che quegli alberi furono potati meno di un anno fa e diciamo rivisti insomma anche alcuni mesi fa insieme a quelli di via Ozanam, però innanzitutto questo di certo come dire, non toglie quello che è successo e non è che ci fa dire che siamo stati bravi e per questo non è colpa di nessuno. In queste ore gli uffici sotto l'egida del magistrato, della polizia locale, stanno rimettendo in sesto tutta la documentazione e quando avremo tutta la documentazione potremo ricostruire la storia anche dell'albero recente, sentito che era parzialmente incendiato, cose che vanno verificate con carte alla mano, segnalazioni alla mano, si ricostruirà il tutto Certo. e si cercherà di rimettere in fila tutta la questione. Quello che è successo è terribile, è ingiustificabile. Io, insomma, se la famiglia vorrà, saremo anche al momento di cordoglio, al funerale, insomma, della signora e cercheremo di fare di tutto perché questo non accada più. Assolutamente. La ringrazio, Presidente, per aver chiarito, ecco, aver dato anche il suo chiarimento su questa vicenda e per averci raccontato, appunto, insomma, per quanto riguarda questo progetto molto ampio dell'ex residence Bravetta. Grazie davvero, allora ci risentiremo Grazie a sicuramente voi, a per altre disposizione. questioni. A presto. Grazie. Bene, ci fermiamo per la seconda nostra pausa. Restate ancora qui in collegamento con noi sul canale 14 del Digitale Terrestre. Tra pochissimi istanti il nostro appuntamento quindicinale, l'approfondimento delle notizie che riguardano la provincia di Rieti.
Bentornati a Non Solo Roma, abbiamo raggiunto la prima mezz'ora insieme qui sul canale 14 del Digitale Terrestre. Abbiamo aperto il nostro spazio oggi con dei temi un po' diversi tra di loro. Abbiamo parlato di, ovviamente, di violenza di genere, di chi rimane, degli orfani di femminicidio. Abbiamo poi proseguito andando nel 12° municipio dove l'ex residence Bravitta sarà trasformato con un progetto molto ampio in una struttura completamente diversa che prevede anche un polo dell'infanzia e un'area verde. Due aspetti molto significativi per Roma, specialmente in questo periodo. Continuiamo ovviamente con il nostro approfondimento giornalistico, con il nostro però appuntamento quindicinale con la redazione di Rieti in vetrina. Tre o più notizie che andremo ad approfondire nei prossimi 10 minuti con i consueti scambi di pensiero. Ovviamente dalla redazione di Rieti in vetrina do il mio benvenuto al giornalista Pierluca Aguzzi che ci racconterà appunto queste tre o mi sembra quattro notizie oggi, un po' di più. Buongiorno Pierluca. Buongiorno, mi Grazie scuso per per la la. voce. Nessun problema. È un periodo un po' difficile per tutti, questo è periodo di malanni di stagione, però io cercherò insomma di aiutarti in questo senso se è possibile. Allora, io vedo che abbiamo a disposizione un bel po' di notizie oggi, partendo come sempre dalla cronaca, perché insomma si è aperta ovviamente la stagione di caccia, ma arrivano anche le persone che lo fanno in maniera irregolare e so che insomma le forze dell'ordine hanno elevato ben 10 verbali, insomma, un numero importante. Un numero importante perché i 10 verbali poi sono stati elevati nell'arco di solamente 7 giorni. Questo a cura del nucleo operativo Carabinieri Forestale di Rocca Sinibalda, che nel computo dei propri compiti c'è anche quello di sorvegliare appunto durante la stagione venatoria, e sono state trovate tantissime persone che non hanno rispettato le norme. Il rispetto delle norme significa l'utilizzo di determinati fucili, il buon mantenimento dei cani da caccia che poi i cacciatori portano con sé, e soprattutto, e non solo, anche la verifica delle aree di caccia utilizzate, perché chiaramente i cacciatori possono espletare la loro attività venatoria in squadre registrate, persone registrate e in determinate aree. Quindi c'è chi non rispetta una di queste norme e chiaramente sono persone poi soggette a multe e sanzioni, quindi da parte dei carabinieri forestali. Certo, Questo, come già bisogna. detto anche nelle scorse puntate, purtroppo non è il primo caso e purtroppo ancora non sarà nemmeno l'ultimo. Purtroppo, perché ci sono sempre persone che comunque non rispettano le regole, no? Poi immagino che in un periodo storico come questo penso sia facilissimo reperire queste regole, no? Insomma, il web anche penso che sia abbastanza fornito, ci saranno sicuramente tutti i dettagli che servono a chi vuole intraprendere appunto insomma, un percorso di questo tipo, Pierluca. Passiamo però anche alla seconda notizia che mi sembra anche molto interessante in questo senso. Problema legato sempre un po' anche a non soltanto a Roma, ma anche ovviamente alla provincia, quello degli incendi. Ora, spesso accadono per cause accidentali, altre volte invece, ed è lì forse il vero problema, vengono causati da persone. E la polizia di Rieti so che ha arrestato un piromane che non si sa per quale assurdo motivo, perché bisogna capire anche questo, no? Come mai lo fanno, dava fuoco ai contenitori dei rifiuti. Esattamente, in zona ospedale dell'Ellis qui a Rieti, un piromane ha dato fuoco prima ad un contenitore di rifiuti. Nel momento in cui un operatore ASME è riuscito a spegnere le fiamme, lo stesso piromane stava dando fuoco ad altri secchioni, e chiaramente è stata subito sporta denuncia e sono state allertate le autorità. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato di Rieti. Le fiamme che hanno interessato il primo secchione dei rifiuti si sono anche propagate, dato fuoco ad una pensilina ASM, le pensiline dove le persone attendono il trasporto pubblico locale. Anche qui, tramite i vigili del fuoco, insomma, le fiamme sono state spente. Però questo piromane stava creando scompiglio in zona ospedale, che è già una zona molto trafficata, chiaramente, tra
sanitari, ambulanze, visitatori e ha creato non pochi problemi. Certo, ma al di là poi del problema che crea evidente vicino ad un sito come quello dell'ospedale, crea problemi anche a livello ambientale, no? Cioè si fa tanta attenzione ultimamente alla tutela dell'ambiente, poi purtroppo dobbiamo sentire notizie di questo tipo, ci lasciano un po' basiti, no? In un certo senso. Il problema dei rifiuti è sentito molto anche a Rieti, perché a Roma è un problema evidente e lo sanno tutti, ma anche a Rieti c'è questo problema dei rifiuti, Pierluca, perché mi verrebbe spontaneo chiedertelo, considerando che quest'uomo dava fuoco in maniera specifica ai contenitori dei rifiuti. Allora, a Rieti c'è un grande problema di abbandono, soprattutto di ingombranti e RAEE, quindi in zone anche verdi, magari nascoste. Anche ai passanti è facile trovare pneumatici, frigoriferi, panche in legno, plastica e rifiuti in generale. C'è una grande battaglia non solo da parte degli ambientalisti, ma anche da parte di Comune e ASM, che è l'azienda preposta appunto a raccogliere rifiuti, con delle giornate ecologiche che vengono svolte ogni mese. Il problema però rimane perché ci sono anche quei rifiuti che provengono da fuori città e da fuori provincia, quindi ci sono persone non di Rieti o della provincia che passando nelle nostre zone o di proposito o occasionalmente abbandonano rifiuti. Quello che dicevi tu è vero perché bruciare secchioni comporta anche fiamme per plastica ed altri materiali che Certo, andrebbero riciclati. quindi è un doppio problema, no, in questo senso. Passiamo come sempre allo sport, perché so che insomma, devi farci ovviamente il solito punto della settimana. Insomma, notizie positive, notizie negative, non so, dici tu, come possiamo definirla questa Allora, settimana, questo weekend? esattamente. Oggi parliamo anche del calcio a 5 femminile, che quest'anno con la Real Women sta ottenendo fin da subito, fin dall'inizio, dei buoni risultati. L'ultimo, chiaramente, per ordine di tempo, è quello di questo weekend, con una netta vittoria per 9-1. State vedendo, eccola qui, la formazione Amaranto Celeste, allenata da Mister Palenga, una formazione che adesso in settimana avrà due gare casalinghe al Palamalfatti, che ricordiamo purtroppo ancora chiuso al pubblico per questioni burocratiche che si spera vengano sciolte nel più breve tempo possibile. Due gare, una per la Coppa Italia e una per il campionato di elevata qualità, soprattutto per quanto riguarda il campionato, perché le Real Women di Rieti affronteranno il Terni, che è una squadra appunto umbra davvero davvero forte. Però per tutti gli appassionati che seguono queste bravissime ragazze stanno arrivando delle ottime notizie. Ottime notizie che arrivano anche dal basket per quanto riguarda la Serie B con la NPC Rieti, che dopo 9 sconfitte di fila riesce a vincere in casa al Palazzo Giurner, uno scontro diretto per la salvezza fondamentale perché NPC Rieti affrontava la Juve Caserta, entrambe fanalino di coda con solamente 2 punti. Una partita tirata punto a punto, sul finire anche diciamo al cardiopalma per i tifosi, che poi si è conclusa bene per la NPC con la vittoria di pochissimi punti, che però insomma mettono in cascina fiducia e voglia anche di andare in trasferta il 1° dicembre e cercare di vincere, perché poi si affronterà un'altra trasferta il 5 dicembre e chiaramente sono due sfide difficili sulla carta. Certo. Poi concludiamo con l'altra squadra di basket di Rieti, la Real Sebastiani, che milita in A2, che purtroppo ha perso, ma ha perso contro Trapani. Una vera e propria corazzata, una sconfitta dolorosa nel punteggio, che però chiaramente non deve scalfire poi la fiducia degli Amaranto Celesti, che affronteranno nel prossimo weekend l'avversaria in casa al Palazzo Giunere, quindi avranno subito modo di rialzarsi.
Ma infatti noi lo speriamo assolutamente perché ci stiamo appassionando, diciamo, anche a questo campionato che tu ci racconti benissimo ogni Ci vediamo 15 sempre giorni. aggiornati. Esatto, che ci racconti sempre ogni 15 giorni, Pierluca. Allora noi attendiamo ovviamente i consueti aggiornamenti e risultati tra 15 giorni, quando ci sarà il nostro appunto consueto approfondimento e appuntamento qui come ogni lunedì alle 13:30. Ti ringrazio davvero di cuore, Pierluca. Speriamo ci sia anche la mia voce. Prego. Lo speriamo davvero, non ti preoccupare, ma questo è un periodo, come dicevo all'inizio, un po' difficile per tutti sotto il profilo dei malanni stagionali. Ti ringrazio davvero, allora e ci ritroviamo tra 15 giorni. Grazie Pierluca. Grazie a voi per il contributo. Grazie. Chiaramente in chiusura ricordo ai nostri telespettatori che chiunque volesse approfondire sulle tematiche che riguardano la provincia di Rieti, tra cronaca, attualità e ovviamente sport, il sito Rieti in vetrina è quotidianamente aggiornato proprio con tutte queste notizie. Ci fermiamo nuovamente per la nostra brevissima pausa, restate qui insieme a noi sul canale 14 del Digitale Terrestre, torniamo tra pochissimi istanti, spazio alla cultura con uno spettacolo teatrale davvero avvincente. Bentornati a Non Solo Roma, ultima parte del nostro spazio dedicato all'informazione, all'approfondimento giornalistico. Come sempre, in chiusura ci dedichiamo alla cultura. Vogliamo parlarvi di una commedia teatrale che sta per debuttare nella capitale. Dal titolo è semplice, arriva al Teatro Sofia il 30 novembre prossimo, quindi tra pochissimi giorni. Una commedia dolce e divertente che narra la storia di tre donne che si incontrano in maniera del tutto casuale e ovviamente daranno vita ad una serie di episodi incredibili di fronte all'imprevedibilità della vita del caso. Ovviamente non voglio svelarvi tutta la trama, ma vorrei che ci raccontasse tutto chi ha scritto la storia, chi la dirigerà e pensate anche chi la interpreterà. Quindi insomma un triplo ruolo davvero interessante. Do il mio benvenuto in collegamento video a Ilenia Costanza. Buongiorno Ilenia, ben trovata. Buongiorno, buongiorno, grazie. Grazie a te. Sì, che bella premessa hai fatto. In effetti è una Grazie. storia dolce, una storia normale ed è l'incontro tra tre donne, due delle quali in realtà sono sorelle, sorelle ormai adulte, che a causa dell'autismo della minore hanno avuto un rapporto assente, sono estranee e si ritrovano in età molto adulta a dover tornare a vivere insieme perché la maggiore dovrà prendersi cura della minore essendo mancati i genitori. Ed è in questo momento di impasse in cui cercano di conoscersi, in cui cercano di perdonarsi a vicenda probabilmente, che arriva nella loro vita come una tempesta, una attrice, anche lei adulta, in cerca di lavoro, vuole cambiare aria, vuole un po' uscire dai meccanismi di cinema e teatro dove è stata per 40 e più anni, e queste tre vite, tutte, come scrivo nelle note di regia, interrotte in una qualche maniera, perché nessuna poi di fatto sta vivendo nell'hic et nunc la vita che aveva pianificato in qualche maniera. Allora si ritrovano insieme e ciascuna diventa il motore del cambiamento, della sperimentazione o del rinnovamento del pensiero in qualche maniera dell'altra, come un circolo. Ognuna darà qualcosa a un'altra e ne prenderà dalle altre per rimettersi in gioco. E mi piace raccontare di donne che, sebbene mature, sebbene, come diranno più volte durante lo spettacolo, in menopausa, riescano ancora ad innamorarsi come quando avevano 15 anni, a ricominciare da capo, a sperimentare novità, a sovvertire completamente la loro vita senza preoccuparsi ma ormai. Ecco, quello che è importante in questo testo, la cosa che più mi premeva sottolineare è la cancellazione di queste due parole, ormai e mai. Sono due parole che Ci siamo Elenia, riesci a sentirci? C'è qualche problemino tecnico? Oggi è una puntata un po' particolare, devo dire. Eccoci, ci siamo Elenia. Riesci a sentirci? Oh sì, ora vi sento, Ok. scusatemi. Quindi dicevo, sono quelle parole ormai e mai che
che magari se badassimo meno a queste parole nella vita, probabilmente vivremmo meglio. Devo dire che, Elenia, ora ti farò due domande. Devo dire che c'è finzione, ma c'è molto realismo in questa commedia, no? Perché tu hai iniziato dicendo che queste tre donne si trovano a vivere, diciamo, delle situazioni, si trovano a vivere una vita che non era come quella che avevano pianificato, che è un po' quello che succede, a tutte noi, no? In un certo senso. Chi mai riesce a Spesso. vivere la vita che ha pianificato, in effetti? E quindi c'è, secondo me, un principio di realtà molto forte in questa parte. E poi volevo chiederti, come mai questo titolo è semplice? Allora, il titolo è venuto fuori così, veramente in un attimo, perché alla fine questo testo parla di amore. Parla di amore tra due sorelle che lo ricostruiscono o lo costruiscono per la prima volta, parla di amore tra due donne che non potevano mai immaginarsi di innamorarsi, parla di amore e credo che la cosa più semplice sia l'amore. Per quanto oggi, soprattutto le relazioni diventano sempre più complicate e più difficili da tenere e da ottenere, io credo che l'amore sia semplice. E quindi è semplice, mi viene dal concetto più importante di questo racconto, che è l'amore. L'amore è semplice. Dovrebbe almeno essere così, no? Cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, dove purtroppo c'è il dramma ovunque, bisognerebbe ricordarsi qual è il vero motore poi del mondo, no? Che è quello lì, e tu secondo me lo metti proprio al centro, di questa commedia, no? Tra le difficoltà della Sì. vita c'è qualcosa che ci muove, che ci spinge ad andare avanti, ed è ovviamente l'amore. Sì, e per quanto sia una commedia per cui tante cose vengono toccate, punzicchiate o provocate, ma in maniera molto sorridente e sarcastica, cerchiamo di dirle alcune cose che riguardano la famiglia, l'amore, la parità di diritti, le relazioni, perché oggi credo davvero. Sì, questa società sia vittima di una serie di meccanismi che nel tempo e negli anni si sedimentano sempre di più, per cui fanno diventare complicate quelle cose che complicate non sono, prime tra tutte le relazioni. Non voglio essere banale, ma purtroppo è la verità. Se noi ci guardiamo intorno e andiamo a vedere a che livelli di violenza siamo, capiamo quanto difficile stia diventando la relazione, ma non solo la relazione tra l'uomo e la donna, una relazione sentimentale tra due donne, tra due uomini, come vogliamo, ma la relazione anche nelle amicizie. Non facciamo altro che sentire di bullismo, di violenza e per carità, cerchiamo di legiferare, ma non basta una legge, questo è un fatto culturale che va toccato e va ripreso dall'infanzia. E allora credo che ogni volta che un attore, uno scrittore, un regista hanno la possibilità da un palcoscenico di toccarli questi argomenti, ora sorridendo, ora in maniera drammatica, ora in musica, credo che vadano toccati, se è vero come è vero che il teatro comunque deve diffondere Esatto. cultura o no. Infatti stavo per chiederti proprio questo, no, Ilenia? Si parla tantissimo di educare le nuove generazioni, ma avvicinarle al teatro, molti fanno questa proposta, no? Avvicinare i giovani ragazzi al teatro, perché l'esercizio di mettersi, diciamo, in un ruolo, in un personaggio che non è il proprio, può aiutarli a capire il punto di vista altrui. Tu cosa ne pensi di inserire il teatro nelle scuole? Ma nelle scuole parliamo delle elementari. Potrebbe essere magari un modo per educare le nuove generazioni? Guarda, io lo faccio da tempo, ma lo faccio quando ci sono dirigenti e Esatto, insegnanti non tutti lo e fanno. gente sensibile, ma io sono assolutamente per il teatro nelle scuole. Io faccio teatro con i bambini dell'infanzia, l'ho fatto alle medie, l'ho fatto alle superiori ed è necessario. Ho fatto dei laboratori di teatro spesso contro il bullismo. E chi lo fa sa di cosa parlo, si direbbe ho visto cose che voi umani. Nelle scuole io credo oggi sia necessario il teatro, ma davvero dall'infanzia alle superiori, il teatro, la musica, anche la danza, ma il teatro potrebbe raccoglierle tutte, quelle discipline che
davvero aprono la mente, abituano alla relazione, al contatto, allo sguardo. Oggi trovo difficilissimo tra i giovani guardarsi negli occhi, ascoltarsi, ma manco a dire tra i giovani. Diciamo che diventa difficile per tutto, pure Anche per tra i noi grandi. anziani ormai. Beh, anziani, sei un po' troppo severa con te Parlo di stessa, me, Ilenia. parlo di me. Allora, visto che ci è rimasto soltanto qualche minuto a disposizione, vuoi darci qualche dettaglio in più? 30 novembre debutta, insomma, il tuo spettacolo, è semplice, al Teatro Allora, Sofia. dal 30 novembre al 3 dicembre a Teatro Sofia a Piazza Navona, teatro off meraviglioso che offre agli ospiti l'aperitivo, un ottimo aperitivo dopo lo spettacolo, io, Marta Jacopini, attrice, conduttrice televisiva, meraviglioso talento, sono felice di lavorare con lei, e Lorena Vetro, che con me sul palco è stata tante volte, ma musicista di voce potente e stavolta anche come attrice, oltre che musicista in scena, sono fiera di lavorare con queste due donne in questo spettacolo che si chiama È semplice, con le luci di Gloria Mancuso, le scene e i costumi di Enzo Piscopo, le musiche di Lorena Vetro e il mio giovane accompagnatore, bastone della vecchiaia, che è Gennaro Russo, il mio aiuto. E giovanissimo attore d'accademia che quindi mi fa piacere citare perché si affaccia adesso a questa professione. Noi diciamo sempre frequentateci, frequentiamo il teatro. Il teatro racconta delle storie e le storie che si raccontano non sono mai delle storie inutili, non esiste una storia inutile. Il teatro No, racconta delle infatti. storie che vanno ascoltate e sono certa che in ogni storia troveremo un filino rosso che ci arriva dritto al cuore. E quindi frequentateci, venite a trovarci a teatro. Infatti, dal 30 novembre al 3 dicembre, quindi insomma c'è ancora un bel po' di tempo a disposizione per prenotare i biglietti e per non perdersi questo spettacolo incredibile. Grazie davvero Ilenia, è stato davvero un piacere averti nostra ospite qui, ci hai raccontato tanti dettagli, ci hai incuriosito, quindi siamo sicuri che accorreranno numerosi a questo spettacolo. Grazie davvero. Grazie a te, A buon presto. pomeriggio. Grazie. Bene, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Noi torniamo ovviamente domani, sempre a partire dalle 13, sempre in diretta qui sul canale 14 del Digitale Terrestre, ma torniamo anche in replica tutti i giorni alle 18. Per chi avesse perso questa o altre puntate, potete visitare il sito di Radio Roma, nella sezione repliche troverete tutto, insieme agli articoli di riferimento sulla nostra capitale, ma anche sulla nostra regione Lazio e troverete anche tutto il palinsesto di Radio Roma Television. Grazie a tutti voi per averci seguiti. Allora, appuntamento a domani con Non solo Roma. Grazie ancora. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.